Ciao a tutti, fedeli follower della Fairy Family Film, benvenuti a questa nuova recensione della quinta e seconda parte, la quinta e ultima stagione della Casa di Carta, questa serie epocale, non vedevamo l'ora di recuperarla. È tarda notte perché chiaramente vari impegni ci hanno impedito di poterla guardare e recensire con immediatezza, però siamo arrivati, eccoci qui pronti per recensire questa puntata, questa stagione. Come sempre questa recensione sarà divisa in due parti, una prima parte senza spoiler, una seconda parte invece previo avvertimento con degli spoiler. Senza spoiler posso dire molto sinteticamente che questa seconda parte non delude, è all'altezza della precedente metà di stagione, è all'altezza ancora della prima stagione, diciamo prosegue in questo filone, in questa strada che ha seguito la Casa di Carta dopo il mezzo passo falso della terza stagione, di cercare di prendersi forse un pochettino meno sul serio e, come dire, cercare invece di puntare di più, insistere maggiormente sull'azione, sulle emozioni, anche a scapito di una certa pesantezza. Finita la seconda stagione, finito quindi l'attacco alla zecca di Spencer, si rende conto che le cose non possono più essere serie come una volta, nel senso che la serie finisce un po' con la seconda stagione. Questa aggiunta successiva, queste tre stagioni successive sono un'aggiunta, sono un qualcosa di più e come tale devono essere prese, quindi devono essere prese con meno serietà, bisogna anche divertirsi, devono essere un po' più scanzonate e questo, diciamo, questa quinta stagione, poi in qualche modo questa seconda parte di quinta stagione lo fa. Quindi è un finale all'altezza? La risposta per me è sì, è un finale all'altezza di quello che ci si poteva aspettare dalla Casa di Carta dopo l'arrivo della dopo la fine della seconda stagione, quindi dopo la fine della prima grande storia, tutto quello che succede in questa seconda, diciamo, grande saga, in questa seconda grande fase, chiaramente è meno sensato, meno incisivo, meno innovativo anche della prima saga, di conseguenza, diciamo, questo finale è all'altezza, in linea con quello che si poteva aspettare, si poteva aspettare, ci si doveva aspettare da questa seconda parte. I personaggi li troviamo, l'azione c'è, le magie, colpe d'effetto del professore ci sono, la lotta contro le istituzioni spagnole, contro il colonnello Tamayo, contro la polizia, esercito e quant'altro ci sono, grandi effetti, tutti noi, diciamo, vengono chiusi, vengono portati al termine, non ci sono archi narrativi che non arrivino a conclusione, e questo, diciamo, è altamente soddisfacente e diciamo che questo finale è, quindi, per tutti questi motivi, un finale degno e all'altezza. Non è perfetto, non è impeccabile, come non è impeccabile la Casa di Carta dalla fine della seconda stagione, per carità. Non che la prima saga fosse una cosa, come dire, del tutto impeccabile, però avevano una respiro anche diverso. Queste ultime tre stagioni sono state più un divertissement, come tali devono essere prese e come tali, appunto, secondo me funzionano alla grande. Questo è quello che mi sento di dirvi quindi nella parte senza spoiler. Finale degno, finale all'altezza, grande emozione, grande adrenalina, tutti i nodi vengono al pettine, gli archi narrativi dei personaggi sono soddisfacenti, quindi insomma approvato, approvato, approvato. 2 secondi e comincio a fare qualche spoilerino. Allora, come spoiler cosa devo dire? Intanto mi faccio i complimenti da solo perché su molte cose ci ho beccato. Quindi Palermo, che avrebbe assunto un ruolo di leadership nella banda, visto che nella stagione 5A non ha fatto sostanzialmente nulla, è quello che è successo. Palermo ha avuto un ruolo più importante in questa seconda parte di stagione. Ci avevo preso anche per quanto riguarda il ruolo del figlio di Berlino come villain, e effettivamente lui è il villain, siamo l'autore del grande scacco, del vero grande scacco al professore nella nona puntata, quando appunto sostanzialmente ruba l'oro, perché poi non si rivela un villain fino in fondo, e questo sicuramente è, diciamo, una cosa positiva, però ha questo ruolo importante. È un ruolo molto marginale, un po' Deus Ex Machina, nel senso sta lì, non viene nemmeno approfondito più di tanto, però sta lì e ha questo ruolo qua insieme a Tatiana, che quindi si scopre non essere Alice Sierra, perché c'era questa teoria qua fin dalla terza stagione: Tatiana e Alice Sierra la stessa persona. Quindi diciamo, queste sono un po' le cose prevedibili. Ci sono alcune lungaggini, ci sono alcune cose abbastanza surreali, è sicuramente una cafonata, è sicuramente una serie molto caciarona e con poco senso, per carità, lo dico, godiamocela per quello che è. Io l'ho guardata di fila in questa serata qua, tornato dal lavoro e da altre cose, mi ha divertito, non mi sono annoiato e stanotte ho dormito poco, quindi avrei anche potuto addormentarmi, se fosse stata una serie pallosa, non l'ho fatto, sono qua a tarda notte a fare questa recensione e di conseguenza, insomma, quantomeno una serie che ti tiene sveglio, quantomeno una serie che ti tiene lì incollato, vuoi guardare, vuoi vedere come vanno avanti le cose, questa è sicuramente, diciamo, una chapeau alla serie per aver fatto questa cosa. È una serie che poi ha i suoi momenti, ci sono delle scene veramente di impatto.
Per esempio, la fusione dell'oro, quando l'oro appunto fuso, sgranato nelle pepite, arriva grazie alla pompa che lo e l'oro comincia a cadere. Se quella lì è una scena veramente di grande impatto, cioè si sente, si percepisce tutta, diciamo, anche la drammaticità di questo momento, l'esaltazione poi di questo momento quando arrivano appunto le pepite d'oro. Questa sicuramente è una cosa, una scena indubbiamente molto molto forte, indubbiamente molto molto buona. Un'altra serie di grande impatto sicuramente è l'attacco alla banca, quando diciamo sostanzialmente la banca cade, quando fondamentalmente i rapinatori vengono fondamentalmente sconfitti, vengono imprigionati, vengono radunati nella sala d'accesso sotto appunto tiro. È sicuramente una scena indubbiamente di grande effetto, come di grande effetto poi di grandissimo impatto è l'ingresso del professore nella banca, quando il professore, diciamo, getta la maschera, esce dall'anonimato, smette di essere Deus ex machina, il burattinaio che diciamo dirige e tira tutti quanti i fili. Ecco, quando smette di essere questo ruolo, ci mette la faccia, entra nella Banca di Spagna con questo, diciamo, grande bluff, con questo grande colpo d'effetto, questa è sicuramente una cosa molto molto positiva. E poi il finale, secondo me, è all'altezza anche per quanto riguarda tutta quanta la diciamo la scelta conclusiva, quindi di fare, diciamo, dell'oro questo vero e proprio ostaggio, tenere l'oro come ostaggio, nel senso che tutta la questione della crisi economica, tutta la questione dell'ottone dorato che viene riportato alla banca per evitare questa crisi economica, è una cosa, per carità, non nemmeno lontanamente realistica, però all'interno, diciamo, del contesto della saga è quantomeno sensato, questo lo possiamo dire, perché effettivamente ci può stare come cosa, è comprensibile come cosa, e personalmente penso che fosse anche un po' la soluzione migliore per fare, diciamo, qualcosa che per evitare anche una copia della seconda stagione. La seconda stagione finisce che la fanno in barba fondamentalmente al governo, tutto, scappano lontano, rintracciabile, eccetera. Invece adesso qua tutto finisce con un accordo fondamentalmente con il governo che non li vengano a cercare perché hanno, diciamo, questo segreto qua, hanno ancora questo ostaggio qua che se lo mantengono, la cosa, diciamo, è sensata e giustifica un po' tutta la faccenda. E poi, diciamo, un po' tutte le varie trame vanno a buon fine, quindi Alessia Sierra che villain, non villain, alla fine, diciamo, in questa stagione qua arriva, diciamo, un accordo, anche un rapporto molto stretto comunque con il professore, la storia d'amore Monica Denver, anche questa, diciamo, con il terzo incomodo Manila, anche questa raggiunge una sua conclusione, raggiunge una sua realizzazione, e tutti i personaggi, poi la proposta di matrimonio accettata del professore a Raquel, anche questa è un'altra cosa che raggiunge un suo fine. Ecco, un personaggio che forse viene approfondito poco è il personaggio di Rio, cioè nel senso che in generale la perdita di Tokyo, la morte di Tokyo è successa, ma non viene più di quel tanto approfondito, non viene più di tanto, come dire, esaminata. Lo stesso Rio, diciamo, prende la cosa in modo abbastanza zen, perché dopo quel momento in cui vuole fondamentalmente ammazzare tutti e diventare cattivo, poi non compare. Questo se vogliamo è una debolezza della serie, però per carità di Dio è successa, cioè non andrei a girare troppo il coltello nella piaga. Cosa vi devo dire? Ecco, un giudizio conclusivo: è una serie che intrattiene alla grande, una serie molto adrenalinica. Non vi aspettate, diciamo, una rivelazione, non vi aspettate un capolavoro, però secondo me è un finale assolutamente e totalmente degno di una serie comunque di grande importanza e di grande effetto. Una serie senza dubbio storica, senza dubbio storica. Quale sarà la prossima casa di carta? Non lo sappiamo. Una serie che possa, diciamo, avere un tale impatto culturale, anche, diciamo, fare breccia nelle generazioni di giovanissimi che spesso sulle serie TV sono scappate, ma le serie TV più tradizionali non è che siano sempre 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 attentissimi, essendo magari anche legati ad altri generi, per esempio i manga o a serie un pochettino più agili, meno tradizionali. Ecco, anche questo è una cosa scontata. Quale serie adesso potrà prendere come fenomeno generazionale, come fenomeno culturale, e lo scettro, il posto, il trono della casa di carta, non si sa, però teniamo gli occhi aperti, noi con voi, perché non vediamo l'ora di capire quale potrà essere. Io vi saluto, vi chiedo di mettere un mi piace a questo video, se è piaciuto iscrivervi al canale se non l'avete fatto, per aiutare a far crescere la Fairy Family Link, che sente odore di 500, manca ancora un po', manca ancora parecchio, però siamo, puntiamo al prossimo grande traguardo di 500 iscritti, aiutateci ad arrivarci, e con questo video è tutto, ci vediamo molto presto con altri video della Fairy Family Film. Ciao a tutti!